Qui è dove mettiamo magari la fibra alle pecore, il mais alle pecore, e le cavallette vengono per finire di mangiarsi il resto del, non trovando più pascolo, vengono per finire di addirittura di mangiarsi il resto del mangime. E le scorte quest'anno sono tutte acquistate, tutte, a prezzi chiaramente con l'aumento del gasolio, con l'aumento di tutti i prezzi. Dal 2 di aprile, da quando è iniziato la schiusa delle uova, la situazione è questa. Non siamo riusciti a sfalciare, non siamo riusciti a farci le provviste, non siamo riusciti a farci foraggio. Questi campi dovevano essere irrigati per avere erba anche d'estate, le pecore, e niente. Non ne abbiamo potuto irrigare perché è sempre pieno di cavallette che si sono mangiati tutto e avrebbero continuato a mangiarsi anche gli irrigui, e quindi dobbiamo iniziare a mettere fieno alle pecore, mangime, quotidianamente. Mentre in questo periodo solitamente riuscivamo con le nostre provviste, con i campi irrigati, a far fronte alle spese, che poi adesso stanno diventando proprio insostenibili, sia dal punto di vista del gasolio, che andare a comprare i mangimi, il mais e il fieno, che chiaramente hanno prezzi improponibili. E passare tutta l'estate così inizia a diventare pesante, anche perché poi non si sa quale sarà l'anno prossimo la situazione, e quindi fare una programmazione sarà molto difficile, molto difficile. E ti viene voglia veramente di abbandonare certe idee, certi progetti. E questo solitamente di fieno era pieno e non bastava, e lo mettevo anche nell'altro capannone. Invece quest'anno è vuoto e stiamo iniziando a comprarlo per superare l'estate. Ci stava dove la fai lì. Ci stavi andando. È un allevatore. Sì. Il grosso problema per il bestiame qual è? Il pascolo, non c'è più niente. Quindi dobbiamo dare fieno noi, dare mangime noi. Le pecore sono ferme, vanno dal fieno all'acqua, dall'acqua al fieno, al mangime, e poi non hanno proprio pascolo, non hanno un metro di pascolo. Il problema è quello. Questi 3 anni, 4 anni, ma come quest'anno proprio mai. Quest'anno dal mese di aprile al mese di marzo, ma di maggio, non avevamo più pascolo praticamente, e non siamo riusciti neanche a sfalciare o a trebbiare, non siamo riusciti proprio a farci neanche le provviste per noi, per il fabbisogno aziendale. Non so, mi devo mangiare le calippe.